Salve a tutti ragazzi, come vedete ci troviamo su una scogliera altissima, qui ci sono circa una ventina di metri d'acqua e ci troviamo più o meno 4-5 metri dall'acqua. E oggi vi porto a fare un tipo di pesca divertentissimo, la pesca alle boghe. Per cominciare abbiamo bisogno veramente di poco, una bolognese abbastanza pesante che riesca a tirare una trentina di grammi, quindi come vedete un galleggiantone di una trentina di grammi. Poi utilizziamo dei finali che sono già pronti a tre ami e un piombo che può essere di una ventina, 25 grammi, proprio per far stare il galleggiante in pesca. Quando iniziamo questo tipo di pesca, innanzitutto scegliamo il posto dove vogliamo metterci. Io mi sono messo qui perché poi gli altri spot sono occupati, ve lo farò vedere in un secondo, ma non è un grosso problema. L'importante è fare una buona pasturazione. Con una buona pasturazione facciamo arrivare il pesce sotto dove ci serve. Io ho preso questa alla sarda che è già praticamente pronta, la vado soltanto a mischiare e lanciare nell'acqua e poi magari ci aggiungo un pochino di pastura al formaggio. Come vedrete sarà una pesca semplicissima e divertentissima. Oggi noi ributteremo tutti i pesci, però la boga è anche un ottimo pesce da far fritto. Per noi oggi non è un problema, non è importante tanto tenere il pesce quanto farvi vedere l'azione di pesca. E ora cominciamo. Come vedete utilizzo un galleggiante abbastanza grande e molto vistoso, proprio perché pescando dall'alto poi sarà difficile vedere la mangiata del pesce. Più avanti c'è uno stopperino, quello vedete qui. Si trova sul mulinello che più o meno mi farà pescare a una decina di metri e alla fine metto solamente una girellina. Fare il tutto sarà semplicissimo. Prendiamo i nostri finali, ce n'ho uno già pronto senza che andiamo a consumare questo qui. Lo vado semplicemente a inserire nella girella. Questo è fatto e mettiamo un piombo. Il piombo è di 25 grammi che dovrebbe andare bene con questo galleggiante. Poi se è troppo pesante lo andiamo a diminuire. Lo passo dentro. È una pesca veramente semplicissima. Allora, mentre preparo il tutto, adesso faccio un pochino di pastura perché voglio cominciare a pasturare prima di pescare. Ovviamente voglio che i pesci stiano qui sotto. Come vedete la pastura, questa semi-umida, è già pronta. Faccio delle pallettine e giù a mare. Più o meno dove andremo a pescare, Come vedete non c'è molta corrente, quindi la pastura rimane abbastanza dritta nella colonna d'acqua e questo è ottimo. Quando andate su una scogliera così vi consiglio di portare sempre una bottiglia d'acqua, altrimenti poi sciacquarci le mani sarà impossibile. La metto questa, me la metto vicino perché ogni tanto andremo comunque a tirare una pallettina di pastura, soprattutto quando vediamo che non mangiano. Facciamo altro che aprire la canna e cominciare. Come esca utilizziamo il coreano. Mi raccomando, l'innesco fatelo bene, perché un innesco fatto bene corrisponde a un pesce preso. Se lo fate male vi sfilano il verme, c'è poco da fare. Palletta di pastura e si va. Vedete, un galleggiante grande è fondamentale, altrimenti veramente non si vede nulla. Eccole, già prese. Ragazzi, non ci crederete, ho preso un re di triglie, guardate che meraviglia. Allora, questo è il famoso re di triglie, un pesciolino che abita di solito nelle profondità, diciamo molto vicino al fondo, in zone al coperto, all'ombra. Probabilmente stiamo pescando troppo vicino al fondo, quindi ora questo qui sicuramente lo ributtiamo come tutti gli altri pesci. E abbassiamo un pochino il fondo perché stiamo pescando con un fondo esagerato. C'è questo piccolo stopperino fatto con il filo. Questo è fatto con un filo di cotone, semplicissimo. Io lo posso spostare per alzare o abbassare il fondo. Il galleggiante, che è scorrevole, si andrà a fermare dove c'è il filo, proprio perché ho messo, vedete, questa perlina. Eccola qui. Quindi quando lancio, il galleggiante che fa? Si alza. Arriva la perlina toccherà quel nodino che avete visto lì e si blocca. Ecco la prima, ragazzi. Questo ora è un pesciolino molto piccolo.
lo andiamo subito a ributtare, tanto ne vedremo di altri. Ciao piccolo. Una volta che abbiamo indovinato la pastura, è una cavolata prenderli, eh. Ora andiamo a rinnescare tutto quanto. Sono piccole, non sono quelle grandi. Quando entrano quelle grandi è bellissimo, perché tirano davvero anche parecchio. Allora, vedete, ora il galleggiante, questa è la posizione normale, eh? Quando cominceranno a mangiare si vede, eccole, vedete? Guardate quanto va giù. Ora le lasciamo attaccare. Eccola qua, ce l'abbiamo. Forse anche un paio, eh? No, è una sola. Ah, si è slamata, peccato. Fa niente. Non fa niente. Ovviamente devono fare 6 metri di salita, che non è semplicissimo. È bellissimo quando va giù, perché se lo portano veramente per 3-4 metri il galleggiante. Ma bisogna lasciarle mangiare, perché poi si attaccano anche le altre. Vedete, ora sta mangiando. Guardate quanto se lo porta giù. Guardate, 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 guardate. Eccoli qua. Vedete, questa è una pesca veloce. Allora, mi sono spostato, ora stanno mangiando proprio a rotta di collo. Guardate il galleggiante, eh? Ce l'abbiamo sotto, le abbiamo pasturate. Guardate, guarda come se ne va giù proprio la grande. Ora le faccio mangiare un po' di più. Cerchiamo di prenderle un po' di più. Guardate, 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 guardate. Che quando il galleggiante va giù è bellissimo. Una ce n'è, vediamo se mangia un'altra. Vediamo, eh. Se sono stato bravo. Sì, ragazzi. No, sono... È divertentissimo. Mi raccomando, prestiamo sempre attenzione, perché a fare una strage ci vuole un attimo, ma non ha senso fare una strage di questi pesci. Ce ne prendiamo un pochino per il fritto, rispettando quella che è la legge, e alla fine ci divertiamo. Io questa è una pesca che raccomando soprattutto a chi ha un figlio, a chi ha una fidanzata e vuole farla avvicinare alla pesca, un nipotino, perché ci divertiamo con... Guardate, avrò speso forse 5 euro, 6 euro tra pasture e vermi. E via giù. È stato importante però andare a cercare il fondo, quindi... Se vedete che in realtà bisognerebbe misurarlo, più o meno mettersi intorno gli 8-10 metri, dipende quanto peschiamo lontano. In realtà io questo posto lo conosco, quindi sono andato molto ad occhio. All'inizio ero sul fondo perché la perlina mi scorreva sul filo e quindi abbiamo pescato quei pesci di fondo, è stato anche bello prendere. Poi ho dato una sistemata e ora stiamo pescando sicuramente meglio. Allora, perché noi ora le stiamo pescando intorno a noi non le stanno prendendo? Perché abbiamo pasturato, questa è l'unica differenza. E probabilmente abbiamo trovato anche, diciamo, il fondo giusto dove stanno mangiando. Quando smettono di mangiare, come in questo momento, bisogna buttare un'altra pallina di pastura, cercare di farli avvicinare, trovare il fondo, spostarlo un pochino. Ad esempio adesso io magari lo abbasso di un altro metro, perché ho visto che comunque mangiano abbastanza a fondo. E vediamo se funziona. Ora stanno mangiando. Vediamo, eccola. No, non ti staccare. Si è staccata. Spesso quando facciamo arrivare così tanti pesci può succedere anche che arrivano dei predatori. Prima infatti ho visto due serra, mi sembravano che stessero passando. Allora in quel momento ovviamente il pesce si ferma. E guardate quanto va giù. È diventato un sommergibile. Questa è veramente la più piccola. Ragazzi, potrei continuare per ore e veramente avete visto che in 10 minuti abbiamo preso comunque 10-15 pesci ed è un continuo. Se pasturiamo bene, li facciamo arrivare dove vogliamo, è facilissimo. Vedete, i pesci sono questi, bellissimi, li ributtiamo. Ciao piccola! Fu come un missile. Vi ho fatto vedere una pesca secondo me bellissima e semplicissima. In descrizione vi lascio il link dove potete comprare un po' tutto quello che sto usando, e sono cose veramente abbastanza economiche. Mi raccomando, la pastura. La pastura è fondamentale, senza quella sarà molto più difficile e avrete molto meno mangiate. Con questo ragazzi vi lascio, mi raccomando, se vi è piaciuto un like, iscrivetevi al canale e ci vediamo alla prossima. Ciao!